Il giornale radio di Centronetwork. I finanzieri della compagnia di Capodichino e i funzionari dell'ufficio ADM di Napoli 1. Nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, hanno arrestato, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un corriere di origine congolese che stava tentando di introdurre in Italia 1,5 kg di cocaina con la tecnica dei body packers. Il 45enne. Giunto a Napoli con un volo proveniente da Johannesburg, Sudafrica. Con scalo a Francoforte, Germania, stava per lasciare l'aeroporto quando i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino lo hanno fermato e sottoposto a controllo in sala arrivi. Insospettiti dalle generiche spiegazioni ricevute circa le ragioni del viaggio e dall'evidente nervosismo dell'arrestato, gli addetti ai controlli hanno accompagnato il viaggiatore all'ospedale del Mare dove, avendo l'esame radiografico rivelato la presenza nell'addome di 87 ovuli di cocaina, lo hanno arrestato per narcotraffico. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.